ciao a tutti, eccoci alla nuova puntata di Soundtrack City. Mi aiuta a introdurre il direttore di Cinecorriere, Renato Marengo, e oggi parliamo, gli ospiti sono, Renato, i Bottega del Suono, cioè coloro che hanno fatto la colonna sonora, ad esempio, della serie televisiva Rocco Schiavone. Sì, e tra l'altro ci sono molto piaciuti, Marco, ricorderai che in una delle ultime puntate che abbiamo registrato di Classic Rock on Air, ci è proprio piaciuto questo rock blues, questo loro sound molto particolare. Devo dire una cosa, che a proposito di Giallini, che è un po' un Bukowski, no? Del polizieschi, un po' questa. Loro sono perfetti per introdurre questa atmosfera di questo blues un po' molto molto forte come identità, come immagine. Ma so che hanno fatto le cose anche con te, Marco. Sì, poi loro hanno fatto anche altre serie televisive, tra cui una uscita ultimamente è Oltre la Soglia. Di tutto questo ne parleremo appunto durante l'intervista. E comunque ha individuato una loro caratteristica, questa caratteristica appunto della componente rock blues insieme all'elettronica e anche alla musica orchestrale. Sì, che dà questo tono, questo spessore. Questa energia. Questa energia. Grazie Renato, vediamoci l'intervista con I Bottega del Suono. Ciao, allora eccoci qui, ne abbiamo già parlato. Chi sono questi due signori? Sono Pierangelo Fornaro e Corrado Carosio, in arte ciao. Bottega del Suono. Ciao ragazzi, ciao. Ciao, buongiorno. Ciao fanciullo, ciao Marco. Grazie del fanciullo. Dunque, dunque, come l'altra volta, come nel primo appuntamento con Pivio e De Scalzi, ho intervistato una coppia di compositori, adesso ho intervistato un'altra coppia di compositori, anche se nel primo caso c'era solo Pivio, De Scalzi no. E in questo caso ci siete entrambi, questo qui è molto bello. Ma quindi la prima cosa che vi chiedo, ed è la stessa identica cosa che ho chiesto a Pivio, e cioè come nasce la vostra collaborazione, cioè il sodalizio, da dove viene? Il primo che risponde può parlare. Come nei quiz, che però non abbiamo. Esatto. Ha vinto lui. Hai vinto tu, dai. No, io volevo passare subito la palla a Pier, che almeno sono cavoli suoi, però come solitamente accade. Pier, tocca a te. Quindi hai risposto per sì. Va bene. No, comunque è stato nel lontano 1990 che ci siamo conosciuti a parlare. Yes. Ci siamo conosciuti in conservatorio, perché il nostro mondo di provenienza è quello. Studiavamo entrambi, eravamo verso il diploma entrambi, io di chitarra e Corrado di pianoforte. E lì però in realtà non abbiamo né costituito un gruppo di musica da camera, né altro. Abbiamo fatto una rock band. Allora, tanto per cominciare, allora, quindi già abbiamo definito che uno è fondamentalmente un chitarrista e l'altro è fondamentalmente un pianista, mi sembra di capire. Sì. Okay, io le posso... Esatto. Ok, allora io già stranamente non ce le ho, però Già mi avete risposto in qualche modo, però allora a questo punto ve lo richiedo. Che musica ascoltavate da ragazzi? Non siate reticenti, dite la verità. Non mi cominciate a dire Stravinsky, che non ci credo. Ma io invece fino ai 14-15 anni ascoltavo solo musica classica. Solo cioè musica. Proprio la musica pop rock non esisteva. Okay. E poi per quasi rigetto ho iniziato a sentire le cose più pop banali possibili, ovviamente. Di lì ho affinato un attimino l'ascolto e ho iniziato a sentire di tutto. L'importante è che la musica fosse bella e interessante. E Pierangelo? Idem per me, nel senso che i primi 2 anni delle superiori ascoltavo solo musica classica, i pochi dischi che circolavano in casa, e poi niente, frequentazioni di amici in vacanza, mi ricordo, ho cominciato ad ascoltare l'hard rock, AC/DC, Deep Purple, anche un po' di Iron Maiden, ma poco, soprattutto poi
Scorpions, i classici lenti degli Scorpions che mi avevano colpito molto e me li tiravo giù con la chitarra, ovviamente iniziavo a suonare la chitarra elettrica in quel periodo, per cui... Ah beh, certo, il tuo strumento ti ha portato naturalmente, secondo me, verso quelle zone rock. Esatto. Okay. Infatti avevo una chitarra molto heavy metal, tutta... molto figa, era tutta una bombata. Avevo una BC Rich Mockingbird tutta storta con un corno davanti. Invece, tornando alla classica, il primo vostro compositore del cuore, chi è stato? Il primo del cuore per me, Offoré o Ravel, quindi francesi, poi dei più simili. Francesi. Quel francesi. Mondo lì, sì. Anche meglio francesi. I piemontesi che sono in voi escono fuori. Lo si sente, siamo vicini, Valle Occitane. Io ricordo anche la prima volta che ho suonato un preludio di Debussy, che è stato un momento di estasi incredibile. La prima volta che l'ho letto... Io sentivo la mer in continuazione, era proprio malato di quello. Senti, allora, e infine la domanda che conclude questo trittico è: la musica per immagini è stata una vostra precisa scelta dal punto di vista operativo, di carriera, o vi ci siete trovati per questioni di occasioni o altro? No, è stato un preciso pallino. Devo dire la verità, è un sogno che abbiamo inseguito. Io personalmente mi ero, così come dire, innamorato dell'idea che avrò avuto 16-17 anni, vedendo qualche film americano, non mi ricordo più quale precisamente, però queste orchestrone belle che sottolineavano emozioni, azioni. E poi niente, diciamo che dall'esperienza del gruppo, che per inciso si chiamava Trademark, e ci siamo ritrovati con l'idea proprio di costituire questo sodalizio, questa società in realtà, che appunto è diventata una società vera e propria. Col sogno della musica per il cinema, insomma. Quindi allora diciamo che non è stata un'occasione, è stata proprio una scelta deliberata, insomma, in qualche modo. Ok. Non è che siamo andati proprio dritti, No, perché poi la pubblicità, i jingle. No, guardate, cinema, dall'esperienza che vedo che con altri, con altri compositori, la via è sempre così molto arzigogolata. Senti, allora parliamo della vostra filmografia. Io mi sono andato a spulciare su IMDb le vostre cose, quelle che avete fatto. Procedo a salti, quindi salterò delle produzioni che avete fatto, ma ovviamente parto dalla prima. Voi avete iniziato nel 2005 con Giacomo Campiotti. Esatto. Allora, è stata la vostra prima esperienza? Come è nata? Ditemi due parole. Vabbè, è stato effettivamente un esordio bello tosto, insomma, positivissimo, con grandi spunti di creatività, ma difficoltoso. È nato in modo abbastanza casuale, credo che Pierangelo abbia contattato Giacomo al telefono, e poi in una delle nostre discese della speranza romane l'abbiamo incontrato e speravamo di avere un video, una scena, un quick time anche. Sì. Invece abbiamo visto con lo scorrimento veloce la scena. E quindi praticamente abbiamo memorizzato tutto. Dove siamo? Di ridurre la velocità abbiamo scritto questo tema che a lui è piaciuto molto e abbiamo fatto le musiche. No, comunque abbiamo utilizzato, essendo girato in montagna, tra l'altro anche un film molto bello, molto poetico. Bello. È bella questa cosa, ripensando a Rocco Schiavone, a voi che iniziate con le Dolomiti, con la montagna. Poi passa la Valle d'Aosta. Comunque abbiamo utilizzato anche un Colt. Non ci avevo mai pensato. E un'orchestra d'archi. Dopodiché andiamo sul Tutti i rumori del mare, Federico Brugia, 2012, genere crime. E dopodiché vedo la prima serie vera e propria, che è Non uccidere.
di registi vari, protagonista, lo ricordo perché non l'ho visto, con Miriam Leone. La prima domanda che vi faccio: lavorare con più registi credo sia un'ottima scuola, no? Perché poi ognuno forse probabilmente ha la sua mano e le sue idee musicali e via discorrendo. Come vi siete trovati in questo senso a lavorare nella medesima serie ma con più registi? Ma non è stato semplice, nel senso che il brief iniziale era quello di continuare sulla scorta della prima stagione e di arricchirlo un po' più sul versante dell'elettronica. Ecco, se la prima ci aveva visto come utilizzatori di un'orchestra che a volte utilizzava il linguaggio orchestrale per replicare gli arpeggiatori, per dire, quindi che traduceva l'elettronica, ecco. Sì. Nella seconda l'elettronica si insinuava anche spesso, insomma, però non era predominante, era comunque paritetica col suono orchestrale sinfonico. Sì. Nella seconda invece c'era stato chiesto inizialmente di privilegiare l'aspetto più elettronico, quindi sintetizzatori e quant'altro. Allora, questo qui mi porta naturalmente a Rocco Schiavone. Allora, Rocco Schiavone, io credo di poter dire che è stata la serie che vi ha portato alla ribalta, no? Maggiormente rispetto a tutti gli altri, o perlomeno io ve lo dico da questa parte qui. La Bottega del Suono io l'ho cominciato a conoscere per il lavoro che ha fatto, bellissimo peraltro, che avete fatto su Rocco Schiavone. La prima domanda che vi faccio, ma mi sembra che mi avete anticipato con quello che avete detto su circa Non uccidere, la serie precedente, io credo che la vostra scrittura sia un mix molto molto affascinante, appunto, di elettronica e temi orchestrali, cioè la scrittura sia l'una che l'altra. E devo dire ben equilibrata, cioè non sembra mai un qualche cosa di appiccicato sull'altro. È corretto dire che... Bellissimo complimento, grazie Marco. Ma è vero. Anche in un'intenzione, quindi sentiamocelo. Allora, è vero. Immagino che tutto questo mix così ben equilibrato non sia venuto dal giorno alla notte, ma probabilmente è stato frutto di un lavoro e via dicendo. Dal momento che mi dite che siete partiti dall'orchestrale voi, come è avvenuto questo inserimento dell'elettronica all'interno del vostro mondo sonoro? Da sempre comunque l'elettronica, i synth, comunque li abbiamo utilizzati, quindi per tante ragioni, sia quando scrivevamo per la band, sia quando dovevamo fare per la pubblicità, magari una cosa molto all'avanguardia con il suono figo che potesse, quindi comunque c'è stata una ricerca di sonorità che abbiamo imparato negli anni, ad approfondire negli anni. Abbiamo raccolto quello che negli anni avevamo seminato, sia dal punto di vista dell'orchestra, quindi del suono acustico, sia quello seminato dal punto di vista del suono elettronico, e abbiamo cercato di unire questi due mondi, perché comunque ci è stato richiesto questo. Naturalmente il prodotto Rocco Schiavone era molto più pop, e lì abbiamo, cioè in Rocco Schiavone si è insertata, oltre all'elettronica e al suono dell'orchestra, anche il suono blues della chitarra. Infatti. E quindi nel primo incontro abbiamo fatto un contest, abbiamo vinto con un provino fatto su alcune scene, sono state apprezzate molto. Siamo andati ad Aosta, che è l'ultimo giorno delle riprese, abbiamo conosciuto Michele Soavi. Adesso, come si fa in questi casi con tanta simpatia, passo la... Ti do il là. Allora, ascoltando questa colonna sonora, vedendo proprio la serie, c'è veramente questo connubio interessantissimo tra elettronica, orchestrale, rock, blues, che si insinua, anche la scelta delle canzoni non è affatto male, e tutto quanto ha un suo equilibrio in un contesto in cui ci sono il vicequestore romano che sta ad Aosta, circondato dall'abruzzese, dal sardo, con lui, quello che si dice a Roma, un figlio di una buona donna che non finisce più, assolutamente politicamente scorretto. Corretto. Ma
ma tutto quanto alla fine ha un come posso dire, ha un suo perché. Come è uscita a questo punto l'innesto della chitarra rock blues? È uscita da, allora vabbè, diciamo, questa musica così sfaccettata, così piena di elementi, perché sono tanti elementi diversi, è venuta perché abbiamo dovuto operare una sintesi. Vabbè, quando ancora dovevano finire di girare la prima serie, ecco, in quell'incontro in cui abbiamo incontrato Michele Soavi, diciamo che il regista ci ha dato alcuni spunti, ovvero Pink Floyd, l'Alpenhorn, cioè il corno lungo, quello di montagna, sì. Lezioni di piano, e poi ce n'era ancora uno. E la sigla, quindi, che hanno scelto la sigla lui blues, e Giallini. Quel diciamo bellissimo brano che è la sigla di Ocos che vuole. Duke Garwood, eccolo qua. Esatto. Ecco, diciamo che ricevuti questi quattro input tra loro, diciamo, sono un pochino lontani, io e Corrado ci siamo guardati. E al ritorno in macchina non abbiamo parlato per 40 minuti. Cercando di metabolizzare quello che c'era stato detto. Quindi, okay. E quindi abbiamo cercato di essere il più creativi possibile e poi, diciamo, ricavare l'essenza di quello che ci veniva trasmesso da chi, e come diceva prima Corrado, musicista non è. E quindi abbiamo capito che ci voleva comunque qualcosa di epico, qualcosa di molto melodico, i timbri ci erano stati in qualche modo raccontati, dopodiché abbiamo messo tutto insieme. Il pianoforte nei momenti, insomma, più in cui lui ricordava Marina. E... Senti, questa cosa mi fa pensare a ogni tanto, quando vado in giro a parlare di musica per immagini, soprattutto per ragazzi, la domanda che mi fanno sempre, ovunque, dovunque vado, alla fine c'è sempre uno che si alza e mi dice: sì, ma come si inizia a lavorare nell'ambito della musica per immagini? Ecco, io direi, avete raccontato un tipico esempio di come si inizia, come si lavora con la musica per immagini, cioè arriva un regista, ma a volte può essere anche il regista insieme, lo sapete meglio di me, il montatore, magari anche il produttore. Però inciso, scusa se mi permetto, anche Pietro Morana è stato molto importante nella scelta anche di musiche, di mood, di suggestioni che ci hanno aiutato a esplorare. Il montatore è sempre fondamentale. Bravo e quindi un compositore, dei compositori che nel vostro caso devono essere bravissimi a prendere questi suggerimenti che sono uno di là, uno a destra, uno a sinistra, e creare poi una terza cosa che nasce. Certo. Che è completamente diversa da magari da quella che si aspettavano, ma comunque funziona. Ecco, quindi questo eclettismo, secondo me, è quello che poi alla fine, è questa sensibilità, particolare sensibilità, è una cosa che appunto potrei dire che nei compositori per musica per immagine o per musica applicata è un po' comune un po' a tutti quanti. E poi naturalmente ha avuto altre stagioni, stagione di regista, con ogni regista e montatore che comunque ci davano delle suggestioni, come nella seconda stagione le necessità di avere una canzone, uno stornello romano, perché era incentrato più su Roma e ci è venuta in mente l'idea di far cantare Giallini, quindi eravamo ad Aosta sul set con un telefonino, l'abbiamo preso, lui si è dato disponibile e gli abbiamo fatto cantare come a scuola, quindi gli dicevamo una melodia, lui la cantava al telefonino, abbiamo portato a casa il telefonino e dalla sua voce profondissima, sempre anche al telefono, e bellissima, abbiamo fatto un brano che era di Roma. Lui stava ad Aosta? Ad Aosta e cantava sul telefonino uno stornello romano. Questa scena è già bellissima. È la prima stagione fatta. Senti, allora adesso abbiamo qualche minuto per arrivare all'ultima vostra serie, che conosco abbastanza, ci ho lavorato anche io. Allora, si chiama Oltre la Soglia, è una, secondo me, una bellissima serie, non molto fortunata, ahimè, che è uscita alla fine del 2019 sulle reti Mediaset. È ancora disponibile in streaming, quindi io consiglio a tutti di vederla, perché invece è veramente una bella serie, peraltro
una serie originale. Ecco, questo genere invece si parla di medical drama, quindi un altro tipo sì. di... Sì. Avete lavorato soprattutto sul crime. In questo caso, che cosa è cambiato? La musica per questa serie è partita dall'idea di voler tradurre l'intimità, la psicologia dei personaggi. Sì. L'aspetto patologico in qualche modo, ma che poi ha sempre comunque uno scopo positivo. Certo. Scusami se ti interrompo, dico per chi non l'avesse vista, perché non l'ho detto prima, che è una storia basata sull'intreccio di storie che ci sono all'interno di una comunità di recupero psichiatrico per adolescenti, però tutto costruito senza, come posso dire, senza calcare la mano sul nessun velo e via dicendo. Sì. Quindi questa cosa, ecco, motivo di più appunto di vederla, perché non se certo. ne vedono di serie così. Scusami se ti ho interrotto. No, figurati. No, infatti sia Monica Vullo che Riccardo Mosca hanno mantenuto questo linguaggio registico molto leggero e molto rispettoso delle varie situazioni, cosa che abbiamo cercato di fare anche noi, musicalmente cercando di tradurre nei timbri e nelle sonorità questo disagio, questa distorsione della percezione. Quindi abbiamo cercato proprio di creare proprio dei timbri, dei suoni che avessero in sé, che traducessero in sé questo essere fuori, sentirsi fuori posto, ecco. Non essere centrati pienamente, quindi. Esatto. E questo lo si ritrova anche, io adesso non lo ricordo bene, ma mi ricordo che la track list era una lista di patologie, i titoli della track list, la vostra colonna sonora, che abbiamo studiato su Wikipedia tutti i termini possibili. Me ne ricordate? Senti, allora, progetti presenti e futuri. State lavorando in questo periodo, ahimè, dove non lavora nessuno, i set sono bloccati, le post-produzioni bloccate e via dicendo. Ma c'è qualche cosa che bolle in pentola in questo senso? Ci sono due progetti che entrambi avrebbero dovuto partire fine marzo. Marzo, però sono stati ovviamente... bloccati. Uno, vabbè, la quarta stagione di Rocco, e un altro invece un progetto per Sky molto interessante, poi ne siamo scaramanti, ci vedremo poi. Ok, di sicuro abbiamo detto che c'è una ennesima stagione di Rocco Schiavone, quindi quando ci libereranno tutti. Allora, io adesso concludo facendo la domanda di rito, ma siccome sono in due si devono mettere d'accordo, quindi adesso sto chiedendo alla Bottega del Suono di dire di una canzone, una movie song in questo caso, quindi una canzone che proviene da un film o da una serie televisiva, non loro, ma che... particolarmente o nel cuore o nella testa, in tutte e due, e insomma che reputano particolarmente fondamentale. Non c'è nessuna pubblicità, c'è semplicemente parte lo stacco e voi magicamente direte qual è il pezzo in questione. Allora, rieccoci qui in studio. Che cosa in studio? Che cosa avete deliberato? Che cosa, qual è la canzone che avete deciso? Dalle Triplette de Belleville, Belleville Rendezvous. Conosco perfettamente da Appuntamento a Belleville il film, che peraltro è stato anche candidato alla canzone originale all'Oscar, quindi ha avuto una nomination. Io vi ringrazio, vi saluto, baci, siete stati fantastici, quindi che altro di dirvi, buon mille, tutto, auguri di tutto, ciao Corrado, ciao Pierangelo, la Bottega del Suono. Dans ces tours et affects des gigolos, je veux être tordu, triplement tordu, avancer comme un triplette de Belleville.